di Fiori d'Acciaio, perché voi la vedete così, ma è una veramente operativissima, coordina. Sabrina veramente non ha bisogno di altre presentazioni, quindi diamo il titolo della sua relazione che è i minori strumenti legali di protezione delle problematiche dell'età evolutiva. L'avvocato Sabrina Perrone. Allora, innanzitutto volevo dirvi che sono veramente orgogliosa come componente dell'Associazione Fiori d'Acciaio di essere riusciti insieme con la collaborazione con Norma Paci a organizzare questo evento. Abbiamo dimostrato di essere pronti, di essere capaci di mettere in comunicazione, in correlazione il mondo politico e imprenditoriale con esponenti del mondo sociale, quindi, e con le università soprattutto. Entro subito nel vivo del discorso. Io mi occuperò di minori. Allora, la minorità, gli approcci possibili sono due, in base all'ordinamento giuridico che scegliamo. In sede civile, cioè secondo l'ordinamento giuridico civile, alla minorità è dedicata un'importanza relativa, non fosse altro perché il minore è un soggetto incapace di intendere di volere, quindi è un soggetto che non ha la cosiddetta capacità di agire, che acquisterà chiaramente con la maggiore età. Questo significa che il ruolo importantissimo dei genitori, che diciamo, avranno la responsabilità per tutti gli atti commessi dal minore, quindi dei fatti, degli illeciti civili commessi dal minore, risponderanno con il proprio patrimonio. E io vi parlo in questo senso di deresponsabilizzazione del minore, ma in sede civile non si parla solo di minore nel contesto di responsabilità patrimoniale, ma anche nel contesto, e quindi entriamo nel vivo, della famiglia. Perché nella famiglia ci sono diversi istituti, nel diritto di famiglia, ci sono diversi istituti interessati alla figura del minore. In particolare, nei casi di pregiudizio, di abbandono del minore, gli istituti interessati sono l'affidamento del minore, le ipotesi di esercizio, di limitazione dell'esercizio della potestà genitoriale, nonché l'adozione. Voi pensate che, secondo le convenzioni internazionali, c'è un obbligo proprio da parte dei tribunali di ascoltare il minore nei casi di separazione tra i coniugi. Però io vi dico, da avvocato che viene da Ferrara e che appunto esercita anche a Ferrara, esercito da pochi mesi qui anche a Palermo, che i tribunali si sono completamente dimenticati di questa norma. C'è un ascolto nel minore. Eppure il minore è il soggetto di essere interessato, una parte molto interessata per le separazioni. Cioè è il minore che deve esprimere la sua preferenza se andare con un coniuge anziché con l'altro, con un genitore scusate anziché con l'altro. Ad ogni modo, questo appunto diritto di ascolto non ha effettiva tutela nel nostro ordinamento. In sede penale, questo è il secondo approccio, in sede penale, voi sapete, forse non lo sapete, comunque esiste il diritto minorile, il diritto penale minorile. La competenza del tribunale dei minorenni, la composizione collegiale specializzata, ci sono psicologi, quindi la composizione anche esperti, con l'intervento di esperti, ampia tutela per il minore. L'ottica qual è? Stiamo parlando dell'ipotesi in cui il minore si rende autore di un reato. Allora, l'ottica è garantista, cioè lo Stato cosa pensa? Dice: se commette un fatto di penalmente rilevante e un minore, io cosa faccio? Posso rinunciare all'azione legale, rinunciare all'applicazione, all'esecuzione di una pena nei confronti del minore, perché reputo che sia molto più dannoso lasciarlo nel circolo della pena, nel circolo del sistema penale. Ecco che, questo non vuol dire chiaramente che il minore non risponderà delle proprie azioni, ma risponderà con istituti alternativi, ad esempio la messa alla prova, cioè il tribunale per i minorenni cosa fa? Stila un programma dove dice: caro minore, tu ti devi comportare così, 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 per un anno. E il minore, superata questa prova, avrà una sentenza di non luogo a procedere con l'estinzione del reato. Ora, io volevo, visto che sono di fronte a tutti i giovani, come me, volevo dirvi una cosa. Tempo fa è successo che un mio amico, che è un giornalista, ha pubblicato un articolo. In questo articolo, vabbè, noi siamo poi sempre proiettati a adottare le cose, gli americanismi, gli inglesismi, no? Allora, quindi c'è il knockout game. Allora, non so se voi sapete cos'è il knockout game. Il knockout game. Beh, il knockout game, per chi non lo sapesse, è
quella pratica dei giovani a individuare indifferentemente una vittima che non conoscono nemmeno, di solito vanno in gruppo, e a percuoterla. A volte si creano chiaramente delle lesioni mortali, no? Cioè che si creano poi sì, un omicidio perdere intenzionale sarebbe in questo caso. Ora, io avevo questo mio amico che è un giornalista. Cosa fa? Pubblica il giorno dopo il gioco del knockout. Il famoso gioco del knockout, me lo ricordo come se fosse ieri. Tra l'altro questa cosa è successa anche a una coppia di sposini recentemente alla Cala, nella zona della Cala. Io non ho parlato per un mese con il mio amico, lui ha rettificato il giorno dopo scrivendo il famoso reato delitto del knockout, perché bisogna stare molto attenti, la comunicazione ha una importanza fondamentale, quindi bisogna stare molto attenti. Come vi dicevo, volevo raccontarvi anche, perché ho questa una chiacchiera alla fine, no? Io volevo raccontarvi anche quello che, perché ho scelto questo tema, perché il primo giorno di pratica forense, voi sapete, no? Prima di diventare avvocati, si fanno due anni su 18 mesi di pratica forense. Allora, il primo giorno, giovedì 2 ottobre 2008, il mio dominus, cioè il titolare dello studio, mi fa: dottoressa Terrone, un piccolissimo caso, semplicissimo. Allora io volevo fare buona figura. Ma sì. Beh, il caso era questo. Una ragazza di 12 anni che aveva subito violenza sessuale da un uomo di 56. Cioè, comprendi bene che come primo caso io, come esordio, insomma. Vabbè. Vi volevo raccontare questa cosa perché ho iniziato a studiare, voi dovete sapere che quando si tratta di violenze sessuali in confronti di minori, ci sono faldoni e faldoni, perché esiste una norma che è il penale, che prevede l'incidente probatorio. Cosa vuol dire? Che le prove non si acquisiscono in sede processuale, ma un po' prima, o che si anticipano un po' i tempi. Allora, cosa è successo? È successo che io per un pomeriggio intero mi sono studiata un pallone, veramente era commodiosa, e dopo un po' ho capito solo all'ultima pagina che il padre. Ora, io ero convintissima che la ragazza fosse innocente, cioè che io difendevo il padre, che difendevo la ragazza di 12 anni. La ragazza fosse innocente, però anche il nostro lavoro è anche questo, cioè gli avvocati a volte, se sono convinti che dell'innocenza del proprio assistito, comunque della verità detta del proprio assistito, e a volte è deleterio, perché si perdono dei passaggi, si danno per scontato dei passaggi, e poi costituiranno un problema, un ostacolo anche in sede processuale. Quindi io, Giorgio Mano, mi assistita, nello studio come se la ragazza avesse detto una cavolata, insomma, detta in parole povere. Il processo l'abbiamo vinto, il soggetto è stato condannato, però mai verrà scontato, proprio perché quello che noi costruiamo è una verità processuale documentale. E questo poi mi sono resa conto che ho iniziato quindi ad attenzionarmi a queste tematiche e a mostrare una certa sensibilità nei confronti di questi ambiti, come la violenza sulle donne, la violenza contro i bambini. Mi sono accorta che con lo sportello per le donne, che coordino insieme all'avvocatessa Giuda Traina, mi sono accorta che spesso le problematiche delle femminicidi vanno a braccetto con i casi di violenza nei confronti delle donne. Io sono, come vi dicevo, sono stata adottata da 9 mesi da voi e mi sono accorta che tantissime sono le famiglie che hanno un minore e che vive situazioni molto disagiate, vivono in famiglia in un contesto in cui che sicuramente non può essere definito idoneo per la loro educazione, la loro cura, la loro istruzione. E quindi diversi sono gli strumenti, l'affidamento alle comunità, insomma l'affidamento alle altre famiglie. Quello che preme sottolineare è che le associazioni, il volontariato, servono anche a creare corsi di formazione per questi soggetti, perché il servizio locale, il servizio sociale locale, che poi è quello che regola in un certo senso l'affidamento del minore, è il primo interlocutore del minore stesso, quindi deve essere veramente, veramente pronto. Quindi una maggiore sensibilizzazione su queste tematiche e certamente portando anche alle scuole. Concludo, non ti sembrerà vero, ma io concludo. concludo con le parole del nostro Costituente. Allora, la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù. Allora, vi non stacco un applauso perché non lo voglio, però io di questa garanzia, di questa protezione da giovane, non
ne vedo nemmeno l'ombra. Il problema dei giovani qual è? È che attualmente, questa è una questione, non so, magari lo spiegherà, me lo spiegherà la psicologa, però il momento che noi stiamo vivendo, il momento sociale che noi stiamo vivendo, molto spesso anche tra di noi manchiamo di rispetto. Il rispetto forse, dico forse, potrebbe essere la chiave di svolta. Ecco, volevo lanciare soltanto questo messaggio. Se noi annaffiassimo, per utilizzare la metafora del piccolo principe, annaffiassimo ogni giorno questa pianta del rispetto altrui, se noi guardassimo il nostro interlocutore come se fosse il riflesso di noi stessi, una persona con i suoi diritti, ma prima di tutto una persona, noi potremmo avere un bagaglio culturale, un patrimonio culturale che poi un domani possiamo trasmettere ai futuri innovatori della nostra società. Grazie. Grazie.